Eccoci con il presidente della San Benedettese Calcio a 5, Alessio Collini. Presidente, qui oggi dal Sange per la cena di Natale, insomma, un'occasione per stare tutti insieme e anche per dare un bilancio di questa prima parte di stagione. Sì, abbiamo deciso di festeggiare questa sera le prossime festività che stanno per arrivare, insomma, abbiamo tirato giù il primo bilancio di questa parte della stagione, siamo soddisfatti, siamo primi in classifica e non posso lamentarmi perché gli obiettivi che ci siamo prefissati li stiamo raggiungendo. Siamo primi in classifica, seppur in coabitazione con la Damiana e i Gatti, quindi io fondamentalmente sono soddisfatto e dico andiamo avanti, dai, andiamo avanti e sono sicuro che nella seconda parte della stagione sapremo dire la nostra. Senta, per quanto riguarda il mercato, ci saranno altri acquisti oppure la San Benedettese è a posto così? Allora, noi in questa prima parte di mercato abbiamo acquisito le prestazioni sportive di Gregorio Firmani, un giocatore che abbiamo preso dalla C2, e abbiamo acquisito le prestazioni di Giuliano Colletta, un portiere promettente del 2002. Momentaneamente stiamo vagliando altre possibilità, altre opzioni. Ci riserviamo la possibilità di muoverci ulteriormente, dai. Senta, per chiudere questa intervista vuole fare, insomma, gli auguri di buone feste ai lettori e anche ai tifosi rossoblù. Io voglio fare gli auguri di buone feste a tutti i lettori di Re Oggi, al direttore Nazareno, alla città di San Benedetto del Tronto e ricordo a tutti quanti, Forza Samba, sempre e comunque. Grazie, Presidente.